Se gli dèi vogliono, sono nel posto giusto. Qualcuno avrà avuto la stessa idea. Gli dèi ci abbandoneranno! Siamo spacciati. Gli dèi ci malediranno. Non può andare così male. Oh, è terribile. Dimmi che è successo. Il faro è stato saccheggiato dai banditi. I demoni di Cicno. Temo che siano andati alla tomba micenea di Aiace. Mi occuperò di loro. Oh no, sono troppi. Aiace non è l'unico a essere stato benedetto dagli dèi. Schiaccerò quei demoni da due soldi. Fare attenzione, meglio non farsi scoprire. Fino alla morte! Thank you.
Sto cercando marinai. I soldi non saranno più un problema. Puoi avere una vita migliore, questa. Unisciti alla mia ciurma e vedrai. Salpa con me e le dracme non ti mancheranno. Vai al porto. Parla con un uomo chiamato Barnaba e unisciti a noi. Ti do il benvenuto, Mistios. Thank you.
velocità! Ai vostri posti! Quella tempesta non mi piace. Posizione di battaglia! Vogliono attaccarci ora! Frecce! Bene su, ora! Aumentare la velocità! Forza! Qui siamo al sicuro.
Meglio non farsi vedere. Arrivi sempre quando ho bisogno di te. Forse è un potere enorme. Esiste un momento in cui non hai bisogno di me? In effetti. Il politico ubriaco che ho accompagnato a casa. C'è stato qualche problema. È terribile! Meno male che tu stai bene. Sì, per fortuna siamo entrambi sani e salvi. Oh, capisco. Grazie per avermi informato. Sembri deluso. Sono solo colpito perché vi siete salvati entrambi. Avevi bisogno di qualcosa? Ah, pensi già agli affari? Bene, è molto semplice. Ho bisogno che tu recuperi un oggetto di grande valore sentimentale. Cosa devo cercare? È un Olisbos. Se lo vedessi a terra non ti chineresti nemmeno per raccoglierlo. Ma significa molto per me. Non immagini la gioia che proverei a stringerlo di nuovo tra le mani. Sembra una cosa molto sentimentale, persino per te. Ti sei ammorbidito. Ti assicuro che sono tutto tranne che morbido. Concentrati, Alcibiade. Cos'è un Olisbos? Serve a dare piacere. Quando il mio corpo è troppo stanco dopo una lunga notte, quell'oggettino mi permette di continuare. Sei grande e grosso. Cercatelo da solo. È vero, lo sono. Ma c'è una piccola probabilità che la donna che ce l'ha non sia così felice di rivedermi. Dietro deve esserci una storia interessante. Quando vedrai l'Olisbos, capirai. Quando lo stringerai tra le tue mani, contro la tua pelle, quando ne sentirai il peso, capirai. Ogni volta che parliamo stai per andare a letto con qualcuno. O vuoi farlo, o l'hai appena fatto. Questa donna è la più recente? Chi ha detto che l'ho fatto con lei? Era un'ipotesi. Dove lo trovi il tempo per fare altro? Si chiama determinazione. Solo in quei momenti puoi sentire una certa intimità con qualcun altro. Chi non vorrebbe provarla? Vado a prenderti l'Olisbos. C'è una piccola probabilità che la donna voglia tenerlo per sé per ripicca. Credo sia meglio non farsi vedere e andarsene in fretta. Vive a est di qui. Non temere, presto lo stringerai di nuovo in mano. È fatto di pietra. Dovrebbe essere questo. Ah, eccolo lì! L'hai trovato! È diverso da come lo ricordavo. È anche più grande. Immagino le mancherà.
Non è mai stato tuo, vero? Ma l'hai fatto rubare. Non abbiamo rubato solo uno Lisbos, ma un cimelio di famiglia e la fiducia in se stesso di un marito. Senza questo si concentrerà su sua moglie anziché sugli affari. Credo che lei sarà felice del cambiamento. Hai mentito, di nuovo. Non mi sembra di averlo fatto. Ho scelto bene le mie parole. Non aveva un valore affettivo. Lo ha, non per me. Non ho detto alcuna menzogna. Non è quello che sembra. L'unica cosa che conta è che tu abbia recuperato l'Olisbos. Mi hai aiutato parecchio. E io che ci guadagno? Ehi, ci aiutiamo a vicenda, no? Ci sarà un motivo se non mi dici mai di no. Che ne dici se ti mostro come l'Olisbos fa la differenza? Sai, mi hai incuriosito. Proviamo. Sei aperto di mente. Oh, è stato interessante. È diverso, ma ci fai l'abitudine. Oh, spero sia così. Speriamo che nessuno si accorga di me. Dea della guerra e della sacra. Hai già i miei sigilli? Naturalmente, è stato facile. Come ho potuto dubitare delle tue capacità? Apprezzo il tuo operato. Ti interessa un altro incarico? Mi interessa. Il tuo operato mi ha colpito. Cos'è? Non te lo aspettavi? Ci speravo, ma ingaggiarti è stato un azzardo. Nella vita lo sono molte cose. Forse io sono un po' più incline agli azzardi rispetto agli altri generali. Se non ti assumi dei rischi, non vinci la guerra. Esattamente. Perché un mercenario riesce a comprenderlo, ma i più grandi generali di Atene no? Non so se sentirmi lusingato o insultato. Gli Spartani mirano alle nostre vie di rifornimento. Abbiamo già catturato diverse spie. Non possiamo lasciare che riescano nel loro intento. Non se tenete alla vita dei vostri soldati. Mi serve che tu uccida altri comandanti. Lascia i loro pliti senza una guida. Saranno allo sbando. Sei sicuro? Gli Spartani sono guerrieri valorosi. Guerrieri? Non strateghi. Sono come bestie selvagge. Mettili in una situazione che richieda un po' di cervello e vanno nel caos. Uccidi i comandanti e portami i loro sigilli. Vedremo come reagiranno gli altri generali. Ti porterò i tuoi sigilli. Prima è, meglio è. Cosa pensi degli Spartani? Se lo chiedessi al generale Neone, ti direbbe che sono delle bestie senza cervello. È una mezza verità.
Hanno una certa astuzia, ma non sono all'altezza della potenza di Atene. A patto che gli altri generali prendano decisioni intelligenti invece di stare a guardare. Lo sai che io vengo da Sparta. Tu sei più abile dei comuni spartani. Con il tempo potresti persino ottenere la cittadinanza ateniese. Il vero apice del successo. Naturalmente. Vorrei avere più controllo sulle nostre forze navali. Cosa potrei fare agli spartani a quel punto? Ricopri da tanto questo ruolo. È da molto che sono un generale. All'inizio ho commesso degli errori, ma da allora mi sono più che riscattato. Eppure continuano tutti ad attribuire le mie vittorie alla fortuna, anziché al mio genio. È frustrante, lo capisco. Altri uomini si prendono il merito delle mie vittorie. Uomini cauti che causano morti inutili. Sai che succede ai generali che perdono la propria reputazione? Che vengono incolpati della morte di cittadini ateniesi? Niente di buono. Muoiono. Per questo farò di tutto per preservare vite ateniesi. Forse un giorno i miei meriti verranno riconosciuti. Perché ti servono i sigilli? Voglio sbatterli in faccia ai generali dell'assemblea perché si sveglino. Mentre loro discutono e attendono, io vinco la guerra. So cosa devo fare. Statue incredibili. Questi scultori sono davvero maestri nella loro arte. Tieni Safton, tieni Safton. Un meglio di Tino Safton. Yeah.
Non saranno felici di trovarmi qui. Meglio fare silenzio. Ho davvero un potere enorme. L'ultima volta ho detto che posso evocarti quando ho bisogno di te, ed è successo di nuovo. Che ti serve stavolta? Il mio amico ha bisogno di una mano per raggiungere il santuario di Eleusi, vicino al confine della Megaride. A non preoccuparti, completerà il suo cammino oltre il confine da solo. Quindi vuoi mentirmi ora o più tardi? Che intendi dire? Questo tuo amico è veramente un amico. Non scoprirò che è un criminale ricercato o che non ha davvero bisogno del tuo aiuto, vero? Mi ferisce che tu salti subito alle accuse. Le relazioni si costruiscono sulla fiducia. Scordatelo, Alcibiade. Per ricevere fiducia devi meritartela. E tu mi hai mentito più di una volta. Io e te abbiamo una concezione diversa di fiducia. Tutto qui. Ho tenuto delle cose per me, ma mai per farti del male. Veniamo al punto. Devo solo scortare il tuo amico oltre il confine, giusto? Sì. Nient'altro? Fai attenzione se puoi. Evita le strade, la gente. Sii invisibile. Proteggi il mio amico. Sì, lo proteggerò. Speravo lo dicessi. Ogni volta che mi affidi un incarico segreto, qualcuno muore. Di che si tratta stavolta? Non tutti sono nati con i tuoi meravigliosi muscoli scolpiti per... qualsiasi cosa. Alcuni di noi lavorano meglio evitando di combattere. È tutto quello che ti chiedo stavolta. Ci sono molte vie sicure in questa zona. Di al tuo amico di andare da solo. Potrebbe farlo, ma pensa se gli succedesse qualcosa e se tu lo salvassi. Immagina cosa farei per dimostrarti la mia gratitudine. E perché ti rivolgi sempre a me? Hai dimostrato di essere affidabile. E poi mi piace guardarti mentre ti allontani. Dobbiamo andare. Deve raggiungere il santuario di Eleusi. Non è lontano, ma potrebbe volerci più del solito. Non sarà un problema. Sono felice di non andare più mare. Vattene! Alcibiade mi ha parlato di te. Tutti allerta. Dice che gli dèi ti hanno benedetto. Faccio. Mi tocco peso. Ancora mi Oh!
Partiamo. Forza! Ah, così va meglio. Iniziavo a sudare sotto il cappuccio. Sei una donna. L'hai notato? Alcibiade ha detto... Esattamente quello che gli ho chiesto. Era più sicuro così. Devo molto ad Alcibiade per il suo aiuto e per avermi affidato a te. Basta con le menzogne, dimmi che succede. Mi sono finta un uomo in modo che nessuno mi riconoscesse. Dovevo sfuggire a mio marito. E ti sei fidata di Alcibiade? Nessuno sfugge a mio marito. Mi avrebbe trovata. È stata dura. Non credo che avrei resistito ancora a lungo. Quindi fammi indovinare. Alcibiade ti doveva un favore. Oppure vuole renderti sua debitrice. Non capisco cosa intendi. Non mi ha chiesto niente e, che io sappia, non gliel'ho mai visto fare. Conosco molte persone che ha aiutato senza alcun tornaconto personale. Felice di aiutare. Ringrazio Alcibiade da parte mia. Vorrei solo avergli potuto offrire di più. E anche a te. Non dimenticherò mai il vostro aiuto. Ora raggiungerò la Megaribe. Grazie, Mistios. Attorno l'allerta è massima. Nemmeno il sole e la luna potrebbero donare a qualcuno la bellezza della mia promessa sposa. Gli dèi mi hanno benedetto con un occhio chiuso, ma li avevano entrambi aperti per lei. Mi ferisci. Non parli mai così di me. Oh, dolce Mistios, parole del genere non vengono pronunciate volontariamente. È Apollo in persona che parla attraverso me. Quindi sei innamorato? Sì, il matrimonio si avvicina e c'è ancora molto da fare. Se ti serve aiuto, io sono qui. Accetti prima ancora di sapere cosa voglio chiederti? Sono sorpreso. Mi servono ancora alcune cose. Cibo per un'offerta, un anello e dei fiori. Porta queste cose alla mia sposa Iris, lei saprà che farne. Ti conosco da un po' di tempo ormai, ma non hai mai nominato Iris. Ci sono molte cose di cui non ho mai parlato. Credo tu possa dire la stessa cosa. Cosa ha di speciale questa Iris da trasformarti in... quello che ho visto. Non sei geloso, vero? Non temere, è di vedute aperte. È una delle cose che preferisco di lei. La sua... apertura. Quindi, fiori, un anello e del cibo. Dove trovo Iris? Dovrebbe essere all'altare dell'amore.
Un nome appropriato, non credi? A non farti ammaliare dalla sua bellezza. Dovrebbe essere un'offerta sufficiente. Ecco dov'è. Cercherò di non farmi vedere. Cosa? Non hai possibilità. Muori! Non sai fare di meglio?
per la gloria! Per la gloria! Eccoti! Ti prenderò! L'ho trovato! Non mi sfuggirai! Questi gioielli rispecchino i gusti di Alcibiade. Fammi indovinare. Ti manda Alcibiade. Sì. Come fai a saperlo? Ha la capacità di convincere gli altri a fare le cose al posto suo. E predilige le persone attraenti. Ma così prevedibile. Per questo è stato tutto così facile. Non mi importa quello che fai ad Alcibiade o perché. Mi ha chiesto di portarti queste cose, perciò lo faccio. Se posso darti un consiglio, dovresti fare come me. Trova qualcuno dalle possibilità più grandi delle tue, fallo innamorare di te e godi del risultato. Come puoi trattare così una persona come Alcibiade? Ah, ti prego. Se qualcuno lo merita, quello è lui. Avrai notato l'ossessione per il sesso, le menzogne, il bere. E per questo merita che tu gli menta? Certo. E non è che non ci guadagna niente. Voglio dire, guardami. E se io dicessi tutto ad Alcibiade? Perché dovresti? L'hai visto, è felice e farà in modo che lo resti. Non danneggio nessuno approfittando della situazione, ma la scelta è tua. Grazie per l'aiuto con il matrimonio. Scusami, ho molto da fare. Tutto fatto. Meraviglioso! Allora, che cosa ne pensi di Iris? Forse vedi in lei qualcosa che mi sfugge. Beh, è una cosa che capita spesso. Ma comunque, mi sorprende sentirtelo dire. Non puoi sposarla. Mi ha detto che ti sta usando per il suo tornaconto. Dici sul serio? È così. Sapevo che era speciale. E pensare che non me ne ero accorto. Non vedo l'ora di sposarla. Ah. Sono lieto di aver lavorato insieme a te, Alexios. Allora cos'è servito? Quello che mi hai chiesto di fare non può essere stato per nulla. Hai ottenuto la mia fiducia. Sicura di volerlo sapere? Quindi, quel pacchetto in Corinzia? Me n'ero quasi dimenticato! Dovevo sbarazzarmi di Diodoro per saldare un debito e volevo infiltrare delle spie tra gli uomini di Barda. Anche se non hai detto che il mittente del pacco era Diodoro, sono riuscito lo stesso a ottenere quello che volevo. Va bene. E che mi dici del politico? Sai, era un oppositore brillante. Una combinazione letale. Doveva essere sostituito e io avevo un uomo perfetto per lo scopo.
È sopravvissuto alla festa e l'hai portato a casa sano e salvo, ma alla fine non era importante. La donna con l'Olisbos? Ne abbiamo parlato. Non era la donna l'obiettivo, ma il marito. Gestisce le vie commerciali tra l'Attica e la Megaride. A dire il vero, ora sono io a farlo. La tua amica che si è finta un uomo, qual è la sua storia? Quello è stato solo per la mia bontà d'animo, e che gli dèi maledicano chiunque ne dubiti. Ho sentito abbastanza. Non mi chiedi nulla riguardo a Iris? Fammi indovinare. Ricca, di buona famiglia, con la sua ricchezza dominerai l'intera Atene. Ma certo che no! Mi sposo per amore! Se quello che hai detto dovesse accadere, beh, non mi lamenterei. Chi l'avrebbe mai detto? È ora che tutti conoscano un Alcibiade più serio. L'Alcibiade che ha mostrato ben poco di sé in passato. Un giorno comprenderai tutto quello per cui ho lavorato e saprai come hai contribuito. L'Attica e le terre ancor più lontane ti ringrazieranno, anche se non conosceranno il tuo nome. Felice di averti aiutato. Mi assicurerò che tu non mi dimentichi quando guiderai Atene. Non ti dimenticherò mai. Sei troppo utile. Forza.
Questa barca non è adatta alle acque profonde. Iniziate a remare! Il comandante ha lasciato il timone! Torni veloce come il vento. Hai con te la piuma dorata di Aiace. Ecco a te, una piuma d'aquila dorata, come richiesto. Davvero un oggetto grazioso. Felice di vederti appagata. Ora, il mio compenso? Non ti scaldare. Tieni, per il disturbo. Grazie. Mi hai portato la mia piuma d'aquila dorata alla velocità del vento. Ora voglio che trovi un'altra rarità. Certo, sono disponibile per qualsiasi cosa tu abbia in mente. Un ricco nobile macedone sta visitando vari santuari in tutto l'Egeo alla ricerca del più sacro, per compiere una grande offerta. Oh, cosa vuole offrire agli dèi? E perché? Il perché non è importante. Forse vuole chiedere agli dèi di moltiplicare le sue dracme o di indurire il suo membro. Ma pare che la sua offerta consista in un bracciale d'oro, bello come Afrodite, la cui fattura sarebbe pari a quella di Efesto. Starebbe meglio intorno al mio polso che su un altare. Quindi, dimmi, dove devo andare per trovare quei luoghi sacri?
Un membro del mio leale equipaggio, Anassimandro, ha disegnato delle mappe per mostrarti i luoghi. È abile con lo stilo. I luoghi sacri sono sorvegliati? Non credo, ma suppongo che tu corra il rischio di offendere gli dèi e inimicarteli per sempre, se credi in quel genere di cose. D'accordo, terrò gli occhi aperti per trovare il bracciale che desideri. Niente male. Non credo sia quello che voleva Xenia.